una buona serata dalla Centurion League, nuova gara importantissima tra Atletico Pisana e Project 360, tutto pronto, si sta per iniziare. Il pallone è centralmente gestito, poi tocco sotto la respinta del portiere, poi ancora il mancino da fuori, la respinta. Contropiede, attenzione perché avanza per il piede centralmente, prova il mancino alto. Dall'altra parte, attenzione al controllo, il sinistro fuori di niente. Contropiede, porta palla a Massari, punta centralmente il dribbling, il mancino, respinta il gol! La tocca il portiere, ma la palla entra comunque in rete per il vantaggio dell'Atletico Pisana, 1-0 a Massari. Ancora centralmente il contropiede per Boscacci, il controllo pensa al destro, lo effettua il gol! Il pareggio da parte del Project con il destro da fuori secco all'angolino da parte di Boscacci, 1-1. Boscacci alla battuta, parte col destro alto, contropiede il tocco, Pappilalli centralmente, poi Scerani, prova il destro alto, riparte per il secondo tempo, la destra avanza, palla al piede, punta di tiro, la respinta, il pallone rimane lì, calcio di punizione, Scerani sul pallone, parte il destro e la palla viene allontanata. Ancora calcio di punizione, tra Ferretti col mancino, il tiro e il gol da parte di Ferretti per la rete del 2-1, vantaggio Atletico Pisana con Ferretti. Il pallone è gestito, poi il mancino da fuori, il gol, il 3-1 dell'Atletico Pisana, il mancino potentissimo e il gol. Scerati al limite, prova il controllo, si gira col mancino, blocca. Prova a reggere proprio la sua testa, col mancino, poi il controllo e il destro da fuori. Rosso dall'altra parte, il controllo col mancino, Ferretti prova la conclusione, il gol! Ancora una volta Ferretti con il mancino, splendida rete, conta i rimbalzi e sacca in rete, 4-1. Sotto. Poi pensa alla conclusione, la respinta, intanto l'angolo battuto, la palla dentro, il pallone sotto misura, blocca il portiere, miracolo, pallone battuto, la palla al limite, lo stoppa con il tacco di Boscacci, il destro alto, finisce così, vince ancora una volta l'Atletico Pisana 4-1. I gol sono nati da rovesciamenti di fronte. La squadra era messa meglio in campo, ci ho avuto un po' di spazio, poi come si sa a calciotto magari essendo più stretto è più facile segnare. Ho avuto fortuna e siamo contenti così. Per quanto riguarda il gioco della squadra sicuramente possiamo fare sempre meglio perché secondo me siamo la squadra da battere, senza nulla togliere agli altri, ma credo che lo stiamo dimostrando sul campo.